soltanto salutare gli ospiti e ribadire come questi interventi sul contemporaneo diano anche al Museo Marino Marini una nuova vitalità. Stavo guardando la ballerina accanto a quella che si vedeva nello schermo e devo dire che la continuità del gesto attraverso l'animazione è un fatto assolutamente straordinario. Comunque io mi limitavo soltanto ad un saluto, ringraziare Selvaggio Avelo di questa ulteriore occasione che ha collegato il Museo Marino Marini a River to River, ma anche ad una situazione molto più ampia al Cinema Odeon che chiama in capo a tutta una serie di possibili dialoghi. Lascio subito la parola a Selvaggio. Grazie Carlo. Io vorrei ringraziare moltissimo il Marino Marini, avevamo già fatto delle cose qualche anno fa, per 2 anni di seguito, poi avevamo interrotto, quest'anno siamo tornati in questo spazio al piano di sopra che io amo molto, perché è uno spazio dialogante, come dicevamo con Carlo, molto arioso, e sono d'accordo proprio che questi video con l'estate, insomma, dialogano anche benissimo, stanno benissimo insieme. Ulteriore collaborazione quest'anno con la Galleria Continua, eccola qui, la Galleria Continua, e grazie alla quale abbiamo questi magnifici video di questi artisti indiani. La Continua è stata la prima in Italia a portare Anish Kapoor e poi via via anche gli altri. Quindi io vi ringrazio tutte e due e invito le persone che sono qui a venire all'Odeon a vedere quello che rimane del festival, c'è cioè la seconda metà che continua oggi fino a venerdì sera, e lascio la parola a Rossella, qui accanto a me. Vi ringrazio di essere venuti e ringrazio da parte di Mario Cristiani, Maurizio Rigillo e Lorenzo Fiaschi, sia il Museo Marino Marini che Selvaggia e il festival che lei organizza, per averci dato l'occasione di presentarvi questi 4 artisti indiani. Sono 4 artisti molto diversi che affrontano dei temi molto diversi legati all'India attuale. Anish Kapoor è prevalentemente uno scultore e in questo caso vedrete il suo unico video realizzato, mentre Chopra, Subodh Gupta e Shilpa Gupta sono degli artisti che usano il video come mezzo continuativo e costante nella loro carriera. Per noi avere 4 artisti indiani tra i nostri artisti è sicuramente una scelta importante, perché comunque rappresentano una fetta abbastanza ampia di tutto il gruppo degli artisti che abbiamo, e riteniamo che l'India da questo punto di vista contemporaneo e internazionale sia una grande realtà che appartiene a una grande nazione in movimento. Grazie. Buona visione.